Bene, ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo secondo capitolo della lore Kurzgesagt, insomma la lore è quella in formato condensato, così da renderlo più accessibile a tutti. Sì, poco tempo significa che si può assimilare tutto molto più velocemente. Intanto al primo capitolo, che se volete potete ritrovare nel canale Eventine, il capitolo in cui abbiamo trattato di un tema veramente molto importante per la storia di Guild Wars 2, ovvero il tema dei sei draghi antichi. Intanto spero che vi sia piaciuto e rispondendo ai commenti che abbiamo ricevuto nel video, è vero, devo ammettere come errata corrige, diciamo, che ho un po' calcato la mano forse su degli aspetti che non sono stati, che forse non ho detto con troppa chiarezza, che non erano argomenti di canon, come si potrebbe dire, argomenti canonici della storia di GW2, ovvero che non sono mai stati confermati del tutto da parte del team di ArenaNet. Nello specifico quello che sto dicendo è il fatto della dualità della natura dei draghi, ovvero del fatto che i draghi in parte avessero una forma stellare nelle nebbie e che, che avessero anche una loro forma fisica, che è quella che noi vediamo durante gli eventi della storia. Non è niente di confermato, solo una teoria. Infine, invece parlando del secondo commento, che è stato da parte della pagina Guild Wars 2, Pessimismo e Fastidio, che ringrazio per il loro supporto. Sono sempre molto gentili e fanno dei bellissimi post sulla lore. Andate a vedere la loro pagina. In particolare, la loro domanda mi ha fatto scaturire l'idea per questo video. Infatti, in questo video parleremo di un altro punto fondamentale della storia corrente di Guild Wars 2. Mentre i draghi antichi erano qualcosa di più generalizzato, che, come diceva Eventine, permeano tutta la storia di Guild Wars 2, questo tema invece è quello un pochino più scottante che stiamo vivendo proprio con le ultime fasi della storia, sia della prima espansione Heart of Thorns che con la seconda, Path of Fire, ovvero la Legacy, l'eredità, la Legacy of Glint, l'eredità di Glint. Long Elder Dragon cycle is one of feast and famine. Ravenous they rise, sated they sleep. Glint and the Forgotten set out to break this cycle of extremes and to restore true balance. But when two Elder Dragons were unexpectedly eliminated from the cycle at one time, we believe it created a void. That caused the system to break down and the collapse to begin. The hope was that Glint's legacy would stabilize the cycle. We theorized these vacancies must be filled with entities that circulate and share magic rather than hoard it. Then will the balance of magic truly become stable. Only then will Glint's legacy achieve its ultimate purpose. Quindi, che cos'è questa eredità, questa legacy, questa eredità di Glint che molte volte abbiamo incontrato durante la storia? Abbiamo sentito citare, che magari molti di voi si saranno chiesti e non avranno ottenuto grandi risposte in giro per la storia, visto che viene citata, ma senza darne veramente una descrizione chiara e precisa. Bene, adesso spero con questo video, di rendere tutte le cose tutto un po' più chiaro. Siamo nella sala interna della città di Tahrir, la città d'oro dove si è stato svolto Heart of Thorns, e davanti a noi ci troviamo qualcosa che è un po' metastoria, perché in realtà non dovrebbe più esserci questa cosa che stiamo guardando, però è bello che rimanga qui perché
comunque anche carino graficamente, ovvero che cos'è che stiamo guardando? Vabbè, è l'uovo di Aurin. È l'ovetto di Aurin, esatto. L'ovetto che era stato trasportato dagli zeferiti, poi rubato da Caif e trasportato poi finalmente, grazie ai nostri sforzi, qui a Tahrir, la città dorata di Exalted. Come mai questo ovetto ha generato così tanto confusione, così tanto trambusto nella storia di Guild Wars 2, tanto che i draghi antichi lo volevano così tanto? Direi che possiamo iniziare a scoprirlo leggendo dei libri, in particolare dei libri che si ottengono attraverso gli achievement di Path of Fire. Il primo che andrò a leggere è proprio quello più descrittivo in assoluto, direi, che è proprio quello intitolato The Legacy, l'eredità. È un piano generale di un personaggio di Guild Wars 2 che adesso andremo a scoprire. La Legacy, quindi l'eredità, scritta da sconosciuto. Qui abbiamo un autore anonimo che non sapremo mai probabilmente chi scrisse questo libro. Pagina 1. Libera dal controllo di Kral Katorric, Glint fu una profetessa e un'alleata potente. Salvò molti dall'attenzione dei draghi antichi, sperando che il mondo avrebbe continuato anche quando i draghi antichi si fossero riaddormentati. Quindi qui introduciamo un personaggio, il personaggio di Glint. Non è un personaggio nuovo nel nostro canale, come Eventime pensa dalla testa che ormai io gli ho fatto dopo 3 video. Infatti l'avevamo già citato in passato in video precedenti. Come dice nella storia, Glint fu una profetessa che aiutò molte persone. Seconda pagina. Dopo che il pericolo dei draghi antichi sparì, Glint scrisse le profezie del cercatore della fiamma, tra parentesi in inglese Flame Seeker Prophecies. Queste furono una serie di predizioni che iniziavano dal tempo della venuta degli umani fino alla prossima ascesa dei draghi antichi. Quindi qui introduciamo un'altra cosa importantissima, ovvero la profezia del cercatore della fiamma, il Flame Seeker Prophecies, di cui ora non starò a parlare perché è un capitolo, diciamo, parallelo all'eredità, alla legacy, che potete trovare ben diciamo corposamente nei 3 video di cui ne abbiamo dedicato nel canale. Ci sono proprio 3 video dedicati solo a tutta la storia del Flame Seeker Prophecies. Terza pagina. Mentre il mondo andava avanti, Glint si stava preparando per il ritorno dei draghi antichi. Lei creò la sua eredità, un piano per far ritornare il mondo in equilibrio. Glint disse che i suoi figli avrebbero giocato un ruolo cruciale. Ecco, qui vediamo che cos'è l'eredità finalmente. L'eredità è un piano di Glint per fare in modo che il mondo rimanga in equilibrio, che si crei l'equilibrio all'interno del mondo. E i suoi figli avrebbero giocato un ruolo chiave. Quarta pagina. Per facilitare l'eredità di Glint, i Forgotten, poverini, in italiano si dovrebbero tradurre con i dimenticati, i Forgotten, che furono una delle 5 razze antiche di Tyria, insieme ai nani, i Jotun, comunque razze che ormai vediamo soltanto come reminiscenze in giro per il mondo. I Forgotten crearono la città di Kesho. Lì, i Forgotten e Glint coprirono i segreti dell'ascensione per fare in modo che questi aiutassero a combattere i draghi antichi. Quindi qua vediamo la comparsa di un nome di una città, la città di Kesho, una città che ora noi troviamo all'interno delle Elon Riverlands e che è esplorabile soltanto durante la personal story, ma comunque poi della città di Kesho ne riparleremo più avanti. Quinta pagina. Col passare del tempo, Kral Katorric si risvegliò. Dal suo primo movimento lui fu rabbioso contro Glint e volò direttamente per raggiungere la sua tana. Con l'aiuto di 6 eroi, lei combatté faccia a faccia con Kral Katorric, ma morì. Ora, qui ci ritroviamo a, diciamo, uno dei punti, uno degli eventi più cruciali di tutta la storia che intercorre tra la fine del primo Guild Wars e l'inizio del secondo Guild Wars.
una storia che viene narrata tra l'altro nel romanzo che si intitola Destiny's Edge. Questo perché i sei eroi che vengono citati qui in questo scritto sono ovviamente i sei eroi della Gilda Destiny's Edge, che direi che tutti quanti, anche The Eventine, li conosci benissimo, no? E sono appunto questi sei eroi che sono composti da Logan, l'umano guardiano, Ritlock, il warrior Char, Keith, la ladra Silvari, Eir Stegalkin, la ranger Norn, e Zogia, l'elementalista Azura, che era accompagnata in quel caso da Snuff, esatto, il suo mentore, colui che poi un golemante che perirà insieme a Glint durante questo combattimento. In realtà bisogna dire che qui forse c'è un piccolo errorino, non so se Eventine probabilmente te non ti ricordi della questione, perché è un po' vaga, perché non se ne parla, però with the help of six heroes, qui il fatto che Glint fu aiutato da sei eroi per combattere Krakatori, che in realtà, a mio avviso, poi magari verrò smentito da coloro che vedranno, dai spettatori, però non è vero, cioè in realtà furono cinque gli eroi a combattere Krakatori insieme a Glint. Questo proprio perché Logan, l'umano, abbandonò i suoi compagni per andare ad aiutare la regina degli umani Jenna, ed è proprio per la mancanza del guardiano all'interno del guardian come classe, come professione, all'interno del combattimento che ci fu contro Krakatorik, che Glint morì, e morì anche Snuff, ed è anche quello il motivo per cui poi la Gilda si divise, e c'è tutta poi la questione della personal story. Quindi vabbè, piccola cosa, che non è, cioè, non è vero che furono sei, furono solo cinque gli eroi che combatterono a fianco di Glint, ed è proprio per quello la mancanza di questo personaggio che forse determinò la sconfitta. Non so se poi, chi lo sa, magari avrebbero prevalso, forse no. Quello sicuramente che è stato incolpato. Esatto, quello poi che divenne il capo espiatorio. Quindi sesta pagina. Dopo la morte di Glint, i Forgotten portarono con loro l'eredità nella città di Kesho. Krakatorik diffuse i suoi branded in giro per Elona. I branded sono i minion di Krakatorik, insomma i suoi scagnozzi. Tutti noi cademmo o fummo corrotti, e piano piano la città fu persa per colpa delle sabbie del deserto, insomma venne sommersa dalle sabbie del deserto. Ultima pagina. Comunque l'eredità di Glint continua. Continuerà, avrà diciamo il suo obiettivo, seppur la perdita, anzi l'estinzione dei Forgotten. La risposta forse esiste, ma è sepolta all'interno di Kesho. Insomma, quindi qui vediamo proprio delinearsi quella che è la prima, una delle cose fondamentali dell'eredità di Glint, cioè del fatto che Glint, proprio per il fatto che lei la chiami eredità, e per il fatto che lei, questa eredità continua anche con la morte della sua creatrice. Glint sapeva che prima o poi Krakatorik si sarebbe risvegliato e sarebbe venuta per cercare vendetta nei suoi confronti, l'avrebbe uccisa, ed è per questo che ha passato questo concetto, questo piano che avrebbe dovuto salvare Tyria dalla crudeltà, diciamo, dei draghi antichi, prima ai Forgotten, a questa razza che poi nel tempo si estinse, e che prima costruirono Kesho e poi costruì anche la città di Tahrir, questa fortezza di Tahrir, che è la città in cui ci troviamo ora e che viene esplorata durante gli eventi di Art of Thorns, che diventerà poi, così come Kesho fu la nursery, la nursery di Vlast, così Tahrir divenne la nursery di Orin. E ora ci saranno le persone che mi chiederanno: ma chi sono Vlast e Orin, di cui adesso ci stai citando? Chi sono questi personaggi? Beh, Vlast praticamente fu il primogenito di Glint, e Orin invece sua sorella minore, la sua sorellina. Ora parlerò un po' di più di questi personaggi con il Book of Vlast, il libro di Vlast. Quindi il libro di Vlast scritto da Josso Escher. Ora, Josso Escher è un Forgotten, ed è un Forgotten che tra l'altro forse alcuni di voi avranno sicuramente, diciamo, incontrato se si fa a fare
qualche giro di bounty, perché Joss e Cher si incontra proprio come boss, credo leggendario se non mi sbaglio, all'interno di quella che era la tana di Glint, la caduta del profeta, Prophet's Fall. All'interno della tana di Glint si incontra proprio Joss e Cher come Forgotten, trasformato in Branded ormai, trasformato, completamente corrotto dal potere di Krakatorik. Comunque, qui abbiamo il libro di Vlast che fu scritto da lui prima di che venisse tramutato, ovviamente. Quindi, a pagina 1. Nei giorni antichi, Glint servì un maestro titanico, il drago antico Krakatorik. Senza morale brutale, Glint decimò continenti sotto il comando del drago antico. Quindi qui vabbè, abbiamo una descrizione di come era Glint prima della purificazione. Fu in quel momento che i Forgotten svilupparono un rituale per liberare la creatura dal controllo dei draghi antichi. Noi, ovviamente Joss e Cher è un Forgotten, noi facemmo questo a Glint, facemmo il rituale su Glint con grande successo. Con la sua mente completamente schiarita e purificata, la volontà di Glint era tornata a lei, era tornata ad avere una sua volontà, indipendente dalla volontà del drago. Dopo che Glint fu liberata dalla follia di Krakatorik, lei diede alla luce le sue uova. Il primo a far questi fu il draghetto, qua dice Dragonling, comunque, chiamato Vlast. Quando giunsero i Branded, quando giunsero i Minion di Krakatorik, lui fu il primo a buttarsi nella mischia. Le sue battaglie furono leggendarie. Molte volte fummo salvati da un'ombra che volteggiava nel cielo. Le persone di Elona raccontarono storie per generazioni, sia in speranza che in paura, riferite al loro protettore. Quando giunsero i Branded, Glint mandò Vlast via, cioè scacciò Vlast. Lei sentiva che Krakatorik stava venendo per distruggerla. Lei profetizzò una grande eredità, un ruolo importante per Vlast, e quindi non poteva rischiare la sua morte. Dopo la morte di sua madre, Vlast combatté i Branded, distruggendoli in un cammino di vendetta. Molti però continuarono ad arrivare a Adelona dal nord, minacciando di distruggere la nazione e tutti quelli che ci vivevano. Come ultima pagina, ora che ci troviamo, riferite noi Forgotten, sotto lo sguardo di Krakatorik, Vlast continua a combattere. Lui continua a sconfiggere molti dei seguaci di Krakatorik, ma c'è ancora molto, se non troppo, da fare, anche se riferito a un drago per una sola creatura. Allora, qui è una frase un po' difficile da tradurre, comunque è ovvio che Joss e Cher, in questo caso il Forgotten, stava già comprendendo il fatto che i Forgotten si sarebbero estinti di lì a poco per la corruzione del drago Krakatorik, che funziona quasi come una corruzione a radioattività, non so come dire, quasi come una corruzione imposta da agenti radioattivi che modificano il corpo degli esseri viventi. Quindi Joss e Cher sapeva che i Forgotten sarebbero stati estinti di lì a poco dagli effetti malefici della corruzione di Krakatorik, e da un altro punto di vista sembra quasi anche non essere troppo ottimista nel ruolo di Vlast, nel senso, cioè non tanto non essere ottimista nel fatto che Vlast non ce l'avrebbe potuta fare a portare avanti la Legacy, più che altro non era ottimista col fatto che tutto questo sarebbe potuto essere trasportato solo da Vlast. Infatti, come abbiamo potuto vedere, l'eredità di Glint potrebbe funzionare solo se molti figli di Glint venissero alla luce e combattessero tutti insieme contro i draghi antichi. E per ora, cioè, insomma, abbiamo avuto solo Vlast, abbiamo avuto Rin. Non si sa se queste uova che vengono citate da questo libro siano state solo due o se ce ne siano di più in giro per il mondo. Questo per ora non c'è ancora dato a sapere. Come ultimo punto direi di leggere anche le memorie di Vlast, insomma. Infatti, come probabilmente chiunque abbia giocato a POF, quindi insomma faccio spoilerone della storia di POF, cos'è che succede a Vlast durante la storia di POF? Eventime, se... Vabbè,
muore per proteggerci. Esatto, sì, Vlast si sacrifica per proteggerci dall'ira, dalla furia di Balthazar. E questo è un punto un po' cruciale, nel senso Vlast muore per proteggerci e questo quindi va a mancare un tassello fondamentale dell'eredità di Grint, in cui tutti i suoi figli, come abbiamo potuto leggere, erano fondamentali per il suo conseguimento. Però, come possiamo leggere poi dalle memorie che sono rimaste poi sotto forma di cristalli in giro per la mappa di Desert Islands, si potevano collezionare questi cristalli che erano praticamente i resti, le testimonianze del corpo di cristallino di Vlast. E possiamo leggere un po' com'era, anche cosa pensava nella mente di Vlast, cosa pensava riguardo il piano di sua madre. To hold the weapon is to hold the fate of Tyria in your hands. The power to change the shape of the world. Ecco, qui abbiamo subito una bella frase, bella dritta di quelle pesanti. Cioè, la prima frase che noi incontriamo all'interno delle memorie di Vlast è proprio tenere, cioè possedere l'arma è tenere in mano il fato di Tyria. Il potere di cambiare la forma del mondo. Questa è una frase molto criptica, perché è molto misteriosa, perché noi questa arma che viene citata da Vlast non sappiamo che cosa sia, non l'abbiamo ancora incontrata. E quindi appunto qui si apre subito un altro punto. Cos'è sta arma che Vlast cita? Fa parte dell'eredità di Grint? Però adesso comunque andiamo avanti, nel caso la citiamo più avanti. Quindi not enough to fell the Elder Dragons. Its might should not be taken lightly. Quest'arma è potente abbastanza per distruggere i draghi antichi e non deve essere presa con leggerezza. It was created so mortals could do the work of dragons of our line. Con la terza frase continua la descrizione. Fu creata così che i mortali potessero fare il lavoro dei draghi della nostra linea, per combattere i poteri cataclismici e prevenire la distruzione di tutta la vita. He seeks it for the wrong purpose. We are not ready. E qui cita Balthazar, dice: lui la sta cercando per il motivo sbagliato, non siamo ancora pronti. Qui in questo caso poi si riferisce a Dorin. Sorella mia, il peso dell'eredità che lui, Vlast e sua sorella Orin si dovevano portare fu troppo pesante in certi momenti da sopportare, ma nostra madre ci credeva e noi dobbiamo resistere. Poi qua c'è un punto anche qui misterioso per il fatto che è tagliato, cioè dice: se tu scoprirai te stessa, e si taglia la registrazione, se vogliamo dire, del cristallo, della memoria. Quindi non sapremo mai che cosa volesse dire Vlast col scoprire se stessa riferito a Dorin. Poi in questo caso cambia discorso e dice: se hai trovato questi cristalli vuol dire che ho fallito prima che ci incontrassimo, per questo mi scuso. Probabilmente avrei apprezzato la tua compagnia nei cieli del deserto. Qui è sempre riferito a sua sorella. So che tu hai scelto un campione, che ovviamente è riferito sempre alla questione che Orin ha un forte legame con il giocatore, che cioè riferito come commander, insomma, come comandante, ovvero noi. Avrai bisogno di costui quando il mondo inizierà a vacillare.
la morte del drago della giungla ha accelerato l'ascesa del nostro sire, del nostro signore, inteso come Krakatorik, insomma, di colui che era un tempo il loro signore. Il dio del fuoco continua a cercarmi, a perseguitarmi. Ho paura che possa ottenere l'arma. Se dovesse succedere, le conseguenze potrebbero essere inaspettate. Vorrei distruggerla, ma insomma, sua madre voleva mantenere questa famosa arma, questa weapon. Blast avrebbe voluto distruggerla per evitare che Balthazar potesse metterci le mani. Ma lei però non aveva mai predetto questa crisi. Il sentiero giusto, la via giusta da prendere mi sfugge. Blast, appunto, probabilmente sempre molto basato su quello che fu il giudizio di sua madre, ora che si trova davanti a una situazione assolutamente inusuale, cioè un dio, uno dei sei, che si ritrova a cercare l'arma che era così cara a sua madre, perno centrale di tutta l'eredità di Glint, non sa Blast, non sa che cosa fare, come agire. I feel trapped in this role, in this legacy. I yearn for freedom, but I cannot turn away from these responsibilities. To do so would doom the mortal races to certain destruction, and perhaps myself as well. But then again, there is plenty of freedom in death, is there not? Blast, qua si vede un punto focale di quella che è stata la vita di Blast, cioè il fatto che durante tutta la sua vita si trovò intrappolato in questo ruolo che la sua madre gli aveva dato all'interno dell'eredità. Io vorrei avere la libertà, ma non posso lasciarmi alle spalle le mie responsabilità. Se lo facessi, condannerei mortali, razze mortali a distruzione certa, e probabilmente anche me stesso. Ma, di nuovo, c'è una sorta, anche qui, probabilmente questo spiega un po' il motivo per cui Blast è così deciso a sacrificarsi per noi, che comunque in generale non abbiamo mai avuto una qualche relazione con lui. Il fatto che lui si sacrifichi è proprio perché lui in generale aveva un po' una certa tendenza a voler cercare la libertà assoluta, ovvero la libertà assoluta che si ottiene con la morte. Ma comunque, vabbè, è ovvio che non è che si sia buttato sotto il fuoco di Balthazar con l'intenzione di uccidersi per nulla, perché lui sapeva, come abbiamo visto nei cristalli della memoria precedenti, il fatto che noi saremmo stati fondamentali successivamente nel futuro per Orin. Probabilmente avremo un ruolo cruciale anche più avanti, quindi Blast decise di sacrificarsi per evitare che noi morissimo. Krakatorik continua a crescere in forza, e la morte di nostra madre rimane vendicata. Quando i tempi verranno per... anche qui il cristallo viene stoppato. I wonder, sister, are your exalted attendants shaping you as they shaped me? Have their words taken hold of your heart? Do you feel the weight of those words grow heavier with every passing moment? So some advice. If you grow weary of your caretakers, offer a hiss or a swat of your tail and watch them scatter. Do not let them or yourself forget what you are. Io mi immagino, sorella, che le tue nutrici Exalted si stanno modellando così come mi hanno modellato. Hanno le loro parole rapito il tuo cuore. Lo senti il peso di quelle parole che cresce sempre di più con ogni momento che passa? Un avviso. Se tu stai iniziando un po' ad avere dubbi nei riguardi di coloro che si stanno prendendo cura di te, offri un sibilo, è un colpo di coda per vederli disperdere. Insomma,
È molto bizzarro come Ma sì, ma, cioè, durante la storia si vede come Vlast abbia sofferto insomma, la guida dei Forgotten e anche come i Esatto. Forgotten si pentano quando li incontri, insomma, si pentano di non essere stati abbastanza bravi con Vlast. John Quindi, Blast, ov cioè, esatto. ovviamente, nel senso, Vlast, cioè, cerca di proteggere, cioè, mi sembra che abbia un atteggiamento molto fraterno, dicendo, insomma, se non ti trovi bene, scappa e guadagni la tua libertà. Insomma, mi sembra un discorso molto di questo tipo. In effetti se si va in giro, anche comunque in giro per Tahrir, in generale, cioè tutti gli Exalted che si vengono a incontrare sono molto austeri, molto, molto pesanti e quindi diciamo che probabilmente, come dice Vlast, ha sofferto durante la sua infanzia il fatto di essere stato cresciuto da personaggi così austeri e così poco empatici nei suoi confronti, sempre... diciamo, gli hanno fatto sempre pesare il fatto del suo ruolo, delle sue responsabilità che ha dovuto tenere per l'eredità. E come dice qua nella frase successiva, cioè non lasciare che loro o te stessa dimentichi chi sei. Dimentichi chi sei. Insomma, questa qua sembra una frase molto alla Mufasa con Simba, però proprio per il fatto che non devi vivere la tua vita senza farti subissare e schiacciare dal peso della responsabilità che tua madre ti ha dato. Your champion fills me with curiosity. Perhaps because my own never appeared. Il tuo campione mi riempie di curiosità. Probabilmente perché il mio non è mai apparso. Exalted gave me purpose, but no true connection to it. I hope you feel better, my sister. I hope you feel full of purpose. Those days, all I feel is anger. Gli Exalted mi hanno dato uno scopo, ma non mi hanno mai dato una vera connessione con esso. Spero che tu sia migliore, sorella mia. Spero che tu ti senta pieno di scopi. La maggior parte dei giorni quello che sente è soltanto rabbia. E qui si conclude il cristallo della memoria, anche qui con un'ultima frase che è abbastanza iconica di quello che fu il rapporto di Vlast con l'eredità, quindi con il fatto che la maggior parte dei giorni lui non fece altro che ponderare rabbia, probabilmente sia per la vendetta che lui voleva cercare di ottenere nei confronti di Kral'Katorik, e comunque anche una sorta di rabbia nei confronti di coloro che l'hanno cambiato e l'hanno fatto soffrire, parlando di quelli che dovrebbero essere i buoni, no? Gli Exalted. Detto questo, direi che comunque abbiamo delineato un po' quella che era l'eredità. Un'eredità che adesso si trova a un bivio nella storia, cioè l'eredità si trova in una situazione un po' precaria. Per quale motivo? Perché appunto lo scopo dell'eredità era quello di sostituire i draghi antichi probabilmente con i figli di Glint. Solo che cosa è successo? Ovviamente con la morte di Vlast noi abbiamo due draghi antichi morti, che sono appunto Zaitan e Mordremov, ma abbiamo soltanto un figlio di Glint ancora in vita, ovvero Orin, che tra l'altro sta passando una fase adolescenziale che la sta facendo un po' sbarellare. Però qui abbiamo un altro punto interessante dell'eredità che non era stato ancora toccato, in generale non si sa bene a che cosa si riferisca, ovvero a questa arma che viene citata da Vlast. Che cos'è quest'arma che è in grado di modificare l'assetto del mondo? Perché qui ci troviamo di fronte a una situazione: cos'è un'arma così potente che è in grado di modificare la forma del mondo ed è stata creata per essere donata agli umani in modo che loro stessi, cioè agli umani, scusate, alle razze mortali, non solo agli umani, che fu creata per essere donata alle razze mortali per fare quello che era il ruolo dei draghi antichi, ovvero quello di nutrirsi di energia magica per ristabilire l'equilibrio all'interno di Tyria. Finora non abbiamo incontrato cose del genere, nel senso la lancia che noi incontriamo nella storia all'interno dell'antica tana di Glint, la lancia quella che era intrisa di sangue di Kral'Katorik, che noi distruggiamo perché Balthazar non ne venga in possesso, non è quella l'arma, perché quella non è certo un'arma che è in grado di modificare la forma del pianeta, non è un'arma così potente.
e soprattutto viene distrutta senza troppe cerimonie durante la storia, nel senso sarebbe veramente poco plateale, diciamo, come evento distruggere un'arma del genere in questo modo, distruggere un'arma che viene citata con così tanto pathos in un modo così poco teatrale. E di sicuro non era neanche la macchina di Taimi, quella della Living Story 3, perché quella lì non era certo un'arma, cioè quello lì era un meccanismo che era stato estratto, era stato costruito sulla base della macchina di Omad per rimettere a dormire i draghi, proprio per estinguerli a vicenda utilizzando le energie opposte che si scontravano tra di loro, che si era tentato di fare tra Primordus e Jormaghi, il drago del magma e il drago del ghiaccio, che per fortuna non siamo riusciti a fermare, a distruggere prima che Balthasar la utilizzasse a sproposito. Quindi rimaniamo quindi con questo punto, il fatto che l'eredità continua ad andare avanti, Orin è adesso nella storia adolescente e non sappiamo ancora che cosa sia quest'arma misteriosa. Io posso mettere, diciamo, un my two cents, nel senso un piccolo considerazione, cioè del fatto che un'arma che potrebbe avere quelle caratteristiche, perché ci viene davvero descritta con questi termini, può essere la Staff of the Mist, il bastone delle nebbie, insomma, la staffa delle nebbie, il famoso bastone gemello creato ad Orr e gemello dello scettro di Orr, che è lo scettro che venne utilizzato durante il primo Guild Wars da parte del vizio Kilbron per controllare i titani. Quello potrebbe essere veramente un'arma così potente, la Staff of the Mist, e potrebbe essere quest'arma qui anche per il fatto che colei che almeno nella fine del primo Guild Wars doveva essere la portatrice dell'arma gemella, lo scettro di Orr, ovvero Livia, è ricomparsa durante la Living Story 3. Noi la incontriamo durante l'ultimo capitolo della Living Story 3. Quindi insomma, che sia, potrebbe essere la Staff of the Mist o potrebbe essere lo scettro di Orr lui stesso, boh, non lo sappiamo. E quindi per ora basta, vedremo poi in futuro se ci saranno delle risposte a queste domande. Allora direi che basta così e buona serata, spero che vi sia piaciuto il video, che vi sia interessato, sia stato chiaro soprattutto, e ci si vede alla prossima allora. Ok. Saluti a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao. Prophecy is not always a gift. Often I see things I wish I hadn't. But when the vision is clouded, I am most uneasy. The heroes have gathered, and Kralkatorik approaches. I am not yet prepared to face the Elder Dragon, and distressingly, I cannot see beyond the coming battle. Is it because I die? I can't die without finishing my work. I have to stop Kralkatorik. The Forgotten told me much, but not everything. What did they tell the Six? What do the gods know that I do not? So much is unclear, but I am out of time. I must keep my faith and hope that my children will carry on my legacy. Glint never said anything to Destiny's Edge about a legacy. Only the Kralkatorik had to be stopped. Stopped, yes, but killed? Do you suppose she knew about the consequences?